Manuel Bortuzzo, ritrovarsi a Palermo sullo sfondo una piscina, il senso dell'acqua che ti accompagna tutta la vita, sempre. Innanzitutto, come va? E l'occasione di questi Gazzetta Days è un modo anche per raccontarci questa amicizia che è nata con Aldo Montano. Certo che sì, beh, allora va tutto bene, stanco, reduci dal fine settimana di pieno di allenamenti, quindi un po' stanco, però tutto bene e molto molto contento di essere tornato a Palermo per un evento poi così che riguarda lo sport e l'amicizia, che insomma sono i fondamenti, i pilastri della mia vita, quindi sono veramente contento di poter raccontare, parlare e vivere questa esperienza insieme a un grande amico come Aldo. La tua storia è bellissima perché è piena di coraggio, di ottimismo, di volontà, di sorrisi e di futuro nonostante tutto, giusto? Certo, io penso che ci siano due strade da poter prendere quando ti succede un qualcosa, no? L'abbattersi oppure l'andare avanti con il sorriso e la forza. Io ho scelto la seconda, appunto, perché credo che vivere ne varrà sempre, sempre, sempre la pena. E infatti la vita, come vedi, può regalare ancora grande soddisfazione. Tutti ci chiedono, ma Manuel Bortuzzo andrà alle Paralimpiadi di Parigi? Considerando questa super nazionale paralimpica, quale sarà la chiave per te? Allora, io mi sto allenando tantissimo, appunto questa stagione finalmente con il gruppo della Polizia di Stato delle Fiamme Oro mi metterò in acqua a gareggiare, quindi vedremo i primi risultati e si punta alla qualifica per Parigi assolutamente. Senti, la tua specialità, la tua distanza, dimmi un po'. La mia specialità sarà quest'anno la rana, però 50 e 100 rana, quindi ci buttiamo sulla rana. Poi dovrai chiedere consigli a Martinenghi? Infatti Nicolò, penso che gli scriverò presto, sì. Senti, invece, qual è il rapporto che, diciamo, hai? Non so, tu eri molto amico della Cusinato, di Paltrinieri, di Detti, insomma, sono stati molto vicini a te dopo quello che è successo. Ecco, adesso, diciamo, tu che hai preso una tua strada, un tuo cammino, un'altra direzione, diciamo, anche se resta legata al nuoto, che rapporto hai con questi ragazzi? È sempre un rapporto comunque di grandissimo rispetto, di fiducia, di stima reciproca. E sono quei rapporti che non si spegneranno mai, insomma, quello che abbiamo condiviso, soprattutto con l'ultimo gruppo mio, quindi quello di appunto Gregorio, Gabri, Ila, tutti quanti loro, Mattia, insomma è stato il mio ultimo gruppo di allenamento prima dell'incidente, quindi a quelle sono veramente legato con il cuore, nel più profondo del mio cuore, quindi non si spegnerà mai, penso che anche veramente tra 40 anni ci potremo passare una serata tutti insieme a ridere e a scherzare. Cosa hai dato tu a Montano e cosa ha dato lui a te? Beh, ci siamo scambiati insomma un po' quello che forse ci mancava, quindi io ho ritrovato in lui l'ispirazione per potermi rimettere in gioco al 110% e lui forse in me ha ritrovato un po' più quel lato umano che magari, sai, la forma del campione finale, del campione tende magari ad allontanare, perché comunque poi magari ci si va a dimenticare una volta visti i risultati che prima di tutto sia una persona umana e quindi con dei valori umani. Quindi, senti, lo star system, lo show biz, tutto questo, quanto ti ha cambiato come ragazzo? Ma a me, io fondamentalmente non mi sento cambiato, perché sono chi mi conosceva prima lo sa che sono rimasto quello di sempre, per fortuna, e mi piace ancora fare le solite cose di sempre, insomma, quindi cerco di utilizzare tutto quello che viene per poter semplicemente mandare un bel messaggio, provare a mandare quello che e far sentire parte di qualcosa alle persone, che insomma, per far sì che non si sentano sole nella loro strada e basta, io continuo a essere me stesso. Un'ultima cosa, mentre ti alleni, provi la stessa fatica che provavi prima, che tipo di approccio hai anche mentale con la fatica dell'acqua? Quello è stato lo step sicuramente più difficile, nel momento in cui ho iniziato a provare le stesse fatiche, gli stessi dolori, le stesse ansie anche. Non è stato facile come step mentale, perché mi ha riportato subito indietro nel tempo. Adesso le vivo con un peso bello sostanzioso dentro di me, però che insomma affronto assieme al mio allenatore Francesco Bonanni tutti i giorni con grande stile lo stesso, ecco, insomma, alla fine la fatica è sempre quella. Senti, i tatuaggi sono un po', stanno caratterizzando anche il tuo corpo, ecco, sì. Anche lì aggiungi un po' le storie, quando li fai c'è un motivo sempre particolare? Io, il mio migliore amico che mi ha tatuatore, Alex, che abbiamo deciso, insomma, sono appassionato, da piccolo volevo fare il tatuatore, quindi insomma la gente deve sapere anche quello. Bellissimo. Che è una passione, vedo il mio corpo un po' come una tela nel quale dipingere pezzi di vita, comunque cose che per me hanno un significato. E insomma, poi vorrei avere il primato del nuotatore più tatuato al mondo, quindi penso che questo qui lo potrò andare a prendere, almeno questo lo potrò andare a prendere sicuramente. E quindi dai, mi piace, è arte che è sempre piaciuta a me, che esatto. Apprezzo sia sulla mia pelle.
Senti, ma quando finisci nelle riviste di gossip con tutte queste storie di ragazze, fidanzate, flirt, ti diverti o no? Non mi diverto per nulla, assolutamente. Infatti non ci do peso, perché comunque non voglio che mi distraga da quello che è il focus della mia, esatto, della mia strada, che è quella di essere un atleta e di dare tutto per tutto là. Quindi insomma è un contorno che nel momento in cui diventi un personaggio pubblico fa parte del gioco, e quindi lo so benissimo, ma che non mi distrae assolutamente da quella che è il mio obiettivo. Mission Parigi 24. Assolutamente sì. Grazie.